Il 20 maggio, alle 4:03 della mattina, la terra a Rivara di San Felice ha deciso di non restare più al proprio posto. Se la speranza avesse una forma e un colore, probabilmente dalle parti di Rivara sarebbe un parallelepipedo a una navata di un rosa pastello. È una delle poche chiese rimaste in zona, tutte le altre a decine sono venute giù come fossero fatte di sabbia. Erano lì da tanto tempo, come quella di Santa Maria di Rivara di San Felice, iniziata nei primi anni del XVII secolo, ma tutte successive al 1500, quando altri terremoti cancellarono un pezzo di storia. La parte del presbiterio, se crolla quella parte rischia di trascinarsi dietro tutta la restante parte, rischia del tetto, che è l'unico tetto di chiesa rimasto su nel raggio di 30 chilometri. La chiesa di Rivara è bendata, fasciata, come un malato che non vuole cedere sotto il peso di una ferita grave, ma forse ancora guaribile. Lì dentro, sotto i cerotti, c'è un organo che rappresenta la speranza, la possibilità di salvare un pezzo di storia per salvare la memoria di tutto quanto è diventato macerie. Il restauratore dell'epoca si è già interessato perché ritiene di poterlo recuperare pezzo per pezzo e in una giornata, forse non so, anche due, di poterlo smontare e portarlo altrove. Sono pieni di ricordi qui a Rivara, snocciolano date e nomi della storia del posto, come a voler dire che non li si dimenticasse, che quelle piccole o grandi opere d'arte in mezzo alla campagna emiliana sono importanti davvero, hanno visto la storia e per gli abitanti sono state la scenografia di una vita intera. Noi siamo molto legati e affezionati alla nostra chiesa perché è un punto di identità, è un punto di, a livello culturale e religioso per tutta la nostra comunità. L'unità e la comunità si ritrova intorno alla chiesa, intorno alle opere parrocchiali. I negozi, il centro storico di Rivara, le case lì attorno sono esanimi, dentro non c'è più nessuno, solo il tempo di portare via qualche oggetto, un po' di merce, ma via subito, che qui è pericoloso, le case sono diventate il nemico dai piedi fragili. E così anche salvare un organo diventa una missione da compiere, un'iniezione di speranza che dalle parti di Rivara vale più di qualsiasi altra cosa.